Cari concittadini, volevo rassicurarvi che a Girifalco non ci sono al momento casi di Covid-19. I due professionisti che lavorano presso la casa di cura di Chiaravalle Centrale Domus Aurea hanno effettuato tempestivamente il tampone secondo il protocollo previsto in questi casi. L'esito dei tamponi è arrivato poco fa ed è per fortuna negativo per entrambi. È un sollievo per loro, per le loro famiglie e per la nostra comunità. A loro e ai loro parenti va la mia vicinanza. Immagino che le ultime ore siano state vissute con ansia e preoccupazione. A loro, come a tutti gli operatori sanitari, dobbiamo continuare a stare vicini. Per cui vi invito, per quanto possibile, ad evitare la caccia ai presunti untori. È una cosa che non fa bene e non rende giustizia all'alto valore umano che contraddistingue da sempre la nostra comunità. Evitiamo di diffondere le fake news e violare la privacy dei cittadini. Cerchiamo di usare i social con maggiore ponderazione. L'obbligo di restare a casa e avere contatti limitati rischia a volte di portare ad un inasprimento dei toni. In questo momento c'è bisogno di calma e lucidità. Rispettiamo le direttive previste dalle ordinanze governative, regionali e comunali. Usciamo solo per motivi di estrema necessità, per andare in farmacia, per acquistare beni di prima necessità, e solamente in questo modo noi non vanificheremo il sacrificio che tutti stiamo facendo. Sono giorni difficili, ma stiamo affrontando questa inaspettata sfida con impegno e serietà. Per questo motivo voglio rivolgere un sentito ringraziamento a quanti stanno quotidianamente accanto al Comune e alla tutela della vostra salute. Quindi consentitemi di salutare la Procep, qua rappresentata dal Presidente Marco Sestito, la Proloco dal Presidente Paolo Migliazza, l'Avis, Legambiente, Associazione Tutti, i Carabinieri, la Polizia Municipale, i dipendenti comunali, la Farmacia da Filippo e la Parafarmacia, i medici e tutti gli operatori sanitari, le attività commerciali e imprenditoriali rimaste aperte assieme ai loro titolari e ai dipendenti, i parroci e le mamme che stanno realizzando molte mascherine, gli artigiani che ne stanno facendo altrettante, la camiceria Caruso Melisna, gli organi di informazione. Un pensiero va ai tanti cittadini che nonostante la paura continuano a lavorare, ai docenti che tra mille difficoltà proseguono la loro attività, agli studenti, a voi genitori, ai nonni, zii e bambini. E ancora permettetemi di rivolgere un pensiero ai tanti girifalcesi rimasti al nord o all'estero nonostante la paura del momento. Lo so, mai come in questo momento vorreste essere qui a Girifalco, ma avete fatto una scelta di responsabilità e di questo vi diciamo grazie. Vi aspettiamo tutti insieme in piazza, lì festeggeremo la ripresa di una normalità che oggi e domani avrà il sapore della felicità. Girifalcesi, uniti ce la faremo. Passo la parola al Presidente della Proloco Paolo Migliazza per rappresentare l'attività fatta in questi giorni a Girifalco. Grazie. Buonasera a tutti, cerco di spiegare un po' la distribuzione delle mascherine e i criteri che abbiamo adottato insieme ai ragazzi della Procep di Girifalco. Allora, noi finora abbiamo distribuito circa 450 mascherine. Abbiamo optato prima per Carabinieri, SPRAR, Poste Italiane, Sportelli Asra contro la Serra, l'Associazione Amici a Quattro Zampe, il Complesso Monumentale, i commercianti, e abbiamo dato mascherine all'Associazione Progetto Vita Onlus, tutte le persone, i nostri concittadini ammalati di sclerosi multipla.
Abbiamo dato circa 200 mascherine a soggetti con patologie a Girifalco. E abbiamo donato, grazie alle nostre mamme, alle nostre donne che si stanno impegnando nella costruzione di queste mascherine, all'ospedale pugliese, ai reparti di cardiologia e medicina, all'ospedale di Soverato e all'ospedale di Lamezia Terme. E stamattina con i volontari abbiamo iniziato per le famiglie, per le sale di Girifalco, le nostre famiglie. Abbiamo distribuito circa 200 mascherine stamattina. Voglio fare un ringraziamento a tutti coloro che ci stanno dando una mano e soprattutto alle nostre mamme che si sono attivate a fare queste mascherine e a mandarli anche agli ospedali dove ce n'hanno veramente bisogno. Pensiamo che entro la prossima settimana riusciamo a dare le mascherine a tutte le famiglie di Girifalco. Siamo insieme, uniti, e tutto andrà bene. Buonasera. Dopo aver ascoltato Paolo Pignazza, presidente della Proloco, adesso ascoltiamo il presidente della Procid, Marco Sestito. Buonasera a tutti. Volevo ricordare alla popolazione intera, se avete bisogno, abbiamo un numero utile per distribuzione di beni di prima necessità, farmaci per le persone anziane, sole, senza assistenza familiare, e alle persone che sono in quarantena. Vi ricordo ancora una volta il numero, che è 340 14 45 027. Invito ancora una volta la popolazione girifalcese di rimanere in casa e andrà tutto bene. Grazie e buona serata.